Abbiamo inaugurato con un sold out, quello di Loredana Bertè, appunto, che ho voluto tenesse a battesimo la 20ª edizione di Festival d'Autunno, proprio perché lei è una calabrese determinata, doc, una rocker conosciuta in tutta Italia e in tutta Europa, quindi non c'era migliore inaugurazione. È un festival dedicato alle donne, perché oltre a Loredana Bertè avremo a seguire il 22 agosto Patti Pravo, un'altra icona di musica e di stile, e poi ancora Carmen Consoli il 29 settembre. Ma è un festival anche con ben 25 eventi che oscillano dalla musica alla danza alla recitazione, con produzioni originali del festival, come ad esempio le due dedicate alla tarantella calabrese, che sono Eastbound, che sarà a Tropea il 30 settembre, Tarantella con i suoni del Mediterraneo, e Taranta Celtica il 24 agosto alla Grangia di Montauro, che invece miscela la tarantella con i suoni irlandesi, con la musica celtica. Quindi veramente tanta varietà, e anche in location molto belle della Calabria, grazie alla collaborazione appunto con Calabria Straordinaria, per cui valorizziamo, oltre le due location turistiche per antonomasia, Soverato e Tropea, anche antichi monasteri, come appunto l'Osservanza, dove terremo la prima con Rubalcaba, e anche diciamo il palazzo di Tropea, che era un antico monastero, e poi anche tante fortezze, proprio per far conoscere ai turisti, a chi viene da fuori, non solo la grande musica, ma anche le bellezze che la nostra regione offre, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista storico. È stato un concerto partecipatissimo, dicevo sold out, con un pubblico proveniente da tutta Italia, e peccato che a causa del vento non sono potute andare in onda le proiezioni di Andy Warhol. Sarà una settimana intensissima, perché domenica 20 ospiteremo l'omaggio a Battisti in occasione degli 80 anni della nascita, e avremo Gianmarco Carroccio, appunto, che canterà tutti i più grandi successi di Lucio Battisti e Mogol. E poi il 22 Patti Pravo, un grandissimo concerto con i suoi più grandi successi, in cui anche si racconterà, intervistata da Pino Strabioli, oltre che cantare. E il 24 Taranta Celtica, la produzione del festival che si terrà alla Grangia di Montauro, e il 27 chiudiamo la settimana con la lirica. Avremo l'Orchestra Sinfonica della Calabria e tre grandissimi cantanti che riproporranno le aree più celebri del tenore Enrico Caruso. We'll be right back.